Mi è stato fatto sapere che Richard ha detto che lui è più bravo di me ad Elden Ring, nonostante lui non abbia mai giocato il gioco. E se vuole dimostrare questa cosa qua, non può semplicemente tirare fuori parole senza supportarle con dei fatti. Quindi Richard, tu sarai più bravo di me su Elden Ring solo quando batterai, senza upgrade né nulla, lo spirito arboreo con la classe del fuorilegge. Fino ad allora andiamo avanti con la serie. Mi era stata fatta sapere questa cosa qua, dovevo prima o poi menzionarla in video. Non lo posso fare in un video di Reddit perché Elden Ring ha preso il controllo del canale. Quindi a questo punto qua l'ho menzionata all'inizio di un video di Elden Ring. Però sapete già dove oggi voglio andare. Tra l'altro, penso che esplorare Liurnia sarà più semplice rispetto ad altri luoghi, perché è un po' divisa comunque in tre parti ed è forse più semplice da seguire, perché c'è una linea abbastanza dritta e lineare che costeggia la parte sinistra. Stessa cosa, una linea abbastanza dritta e lineare che costeggia la parte destra. E poi la zona con l'acqua al centro del lago. Credo sarà facile trovare comunque tutto, perché non credo che le cose importanti saranno in mezzo all'acqua random, ma credo che saranno su isolette e luoghi di questo tipo qua. Quindi forse l'esplorazione di Liurnia sarà più semplice rispetto a, che ne so, Sepolcro o Kaeli, dove ci potrebbe essere qualcosa in ogni singolo angolo, perché tutta terra ovunque. Spero che sia così. Ma in ogni caso, la scorsa volta abbiamo raggiunto le rovine del re. Queste invece mi interessano molto andare a controllarle. Perché questo potrebbe essere il castello, comunque il luogo dei nobili cariani che abitavano Liurnia in passato. Quindi potremmo ottenere delle informazioni importanti in questo luogo. Di sicuro sono ancora curioso dai discorsi degli alieni. Che per adesso continuo a chiamare alieni perché non mi ricordo ancora bene se c'è un nome ufficiale specifico con cui devo chiamarli. E mi sto ancora facendo domande anche sugli esseri creati da qualcuno con il sangue bianco al loro interno, forse sangue argentato. Di sicuro quello è molto interessante anche come cosa. Ma per adesso mi accontento di fare questo. Non t'azzardare. E che cavolo, pure da dietro? Ah, perché scompaiono e poi ricompaiono sul posto. Ok, capito. Ci sta come cosa. Adesso, qua, salve. C'è uno spirito che ci può parlare. Qua nelle rovine del re potremmo trovare qualcosa di importante. Perché se si riferisce al re come Radagon, visto che Radagon comunque credo sia originario di Liurnia, è importante. Igi. Hanno perso il controllo delle terre reali e avevano promesso a Yiji di non perderle. Le hanno perse contro l'Interregno, l'Endel. Perché come sempre vi ricordo la descrizione, durante l'epoca della Brua Madre, l'astrologia cariana cadde nell'oblio. Nell'Ordine Aureo non vi era posto per il destino narrato nelle stelle. Quindi ha senso che sia colpa comunque dell'Ordine Aureo e dell'Albero Madre del... Ok. Che cacchio è? Chi l'ha castata come cosa? Chi l'ha fatta? Tanto non riesco neanche a shottarli. Io vi dico... Quanta roba mi ha droppato! Qua c'è un oggetto. Bocciolo cristallino brinoso, questo è nuovo. Piantina tramutatasi in cristallo di ghiaccio prima di giungere a maturazione. Diffusa nelle regioni fredde. Quindi qua sta iniziando ad essere un pochino più fredda a temperatura comunque. Non a caso al nord ci dovrebbe essere il freddo ai giganti, quindi ci torna come cosa. Dov'è l'entrata? Il nostro primo muro illusorio! Nice! Ce l'abbiamo fatta e vi devo anche rivelare una cosa. Ho avuto un micro spoiler da Elden Ring, ma non vi preoccupate, non è nulla di grave, anzi, completamente bullshit. Ho scoperto che esiste nel gioco una parete illusoria che per attivare devi colpire 50 volte. Non una volta e poi si distrugge, 50 volte. La gente sta chiedendo se è un bug o se è intentional game design. Io spero che sia un bug perché si drogano a From Software, se no. E chi sei, scusami? No, mi sono seduto, ho fatto respawnare a tutti. Salve. Te sei l'amico di Blythe! Te sei l'amico di Blythe perché sei un blacksmith. Che per qualche motivo in italiano lo traduceva come saggio, se non sbaglio. Ma in inglese diceva blacksmith. Ha senso entrambi perché sembra sia saggio che blacksmith, ma strana come cosa. Ed è un troll. È un troll intelligente questo. Well, look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Blythe. Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it?
I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Igi Maestro Fabbro, avevano promesso a lui quindi di non lasciare distruggere probabilmente il luogo qua vicino. Possiamo qua acquistare... Sei il mio migliore amico te. Posso potenziare armamenti. Ma mi serve... Oh! Entra in modalità forgia. Oh, quello lì del tuo martello, fighissimo. Molto bello. Come quello di Dark Souls 1? Non lo sta facendo. Volevo vedere i... mille colpi velocissimi che ha fatti poi i fabbri giganti in Dark Souls 1, però niente. Ok, non importa. Allora, fai attenzione. Blade. Blade. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Ok. Molto gentile comunque. E sì, là sulla sua incudine c'è comunque il simbolo dei Cariani. Brave Tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rhea Lucaria Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard. But their strength had not waned, and they repelled the knight's onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished, don't go near the manor, unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights of the Cuckoo. Cuckoo? Eccolo. Posso parlare di Blade adesso? I Cariani si sono difesi dai cavalieri del cuculo dell'Accademia. Aveva detto dell'Accademia oppure di cosa? Purtroppo ha detto tre nomi nella stessa frase e ho fatto un pochino di confusione, ma se non sbaglio sì. I nobili Cariani si sono protetti dai cavalieri del cuculo. I Cariani sono diversi dai cavalieri del cuculo e sono diversi forse anche dall'Accademia. Strano. Non pensavo sta cosa finora, pensavo fossero la stessa fazione. Pensavo che Rennala fosse... Rennala è Cariana. Merda, devo rileggermela. Non importa. Forse me la ridice? Prima parliamo di Blythe. Blythe actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. Oh! Stemma Cariano in filigrana. Riduce i PA consumati dall'abilità. Molto buono. Talismano adornato con stemma reale. Premio un tempo conferito ai cavalieri Cariani alle dirette dipendenze della principessa del regno. Ora la principessa è una sola. Ranni, figlia di Rennala. Minchia, Ranni, Renna e Rennala. Porca va, quanti nomi. Io ipotizzavo un po' che Renna la strega fosse figlia di Rennala. Però vuol dire che c'è anche una sorella. No, perché la principessa è una sola. Forse ci ha dato un nome diverso apposta per non essere conosciuta. O forse non c'entra un cazzo e Renna è una, proprio un'altra cosa a parte. Però aveva senso perché abbiamo visto anche durante la intro Renna. Ha comunque un'estetica fortemente cariana e fortemente collegata a stregoneria ed è una strega. Questo te lo compro immediatamente. In realtà le rune le vorrei utilizzare per livellare. Perché così finalmente posso utilizzare delle cose importanti. Però questo te lo compro immediatamente perché mi sembra molto importante. E forse mi servirà anche per la quest di Blythe, quindi si prende. Questi te li verrò a comprare molto presto anche, non ti preoccupare. Tra l'altro là sopra appunto ci sono anche quelle strutture lì, ma ha senso in effetti che siano tali, perché probabilmente tutte le altre torri da stregone che troviamo un po' in giro per l'interregno sono ovviamente ispirate dai Cariani, sono collegate ai Cariani, quindi ha senso che ci siano delle strutture simili a quelle lì. Ora però devo trovare il passaggio segreto, perché ci sarà comunque una zona in basso con un tesoro, no? No, non lo trovo da nessuna parte. Strano, non c'era davvero nessun reward né nulla del genere. E allora si va avanti per adesso. Spero che di qua ci sia un passaggio.
Posso guardare la mappa un attimo? Spero che di qua ci sia un passaggio per girare a 4 e andare di là. E non dovere casomai cambiare completamente strada, passare da qua sotto e salire di qua. Che non sarebbe la fine del mondo in nessun modo, però sarebbe tecnicamente più veloce dall'alto. Solo che qua piovono frecce incantate dal cielo, il che non è di sicuro il massimo. Questa è chiaramente colpa del... probabilmente le protezioni che hanno messo i cariani per difendere il loro regno e il loro castello nobiliare. Mi sono dimenticato di leggere l'equipaggiamento dell'aristocratico. Devo recuperarmelo. Tanto so che sono nella direzione sbagliata, ma ipotizzavo che di qua non mi colpisse. Sì, infatti. Ok. Di là ha più senso che mi colpisce perché c'è l'entrata vera e propria. Ah, mi sa che l'avevo già ricevuto questo. Sì. Non mi dice nulla. Ok. Che palle che c'è di nuovo la nebbia e piove. Avevo aspettato anche un po' di tempo apposta perché tornasse bel tempo invece. Invece siamo qua. Queste sono le classiche tombe all'aperto dove ci sono soltanto un sacco di rune che sono utili per comprare oggetti. Io di solito le rune non utilizzo mai, l'avrete notato ormai. Non utilizzo mai le rune per potenziarmi, le uso solo per comprare oggetti da mercanti e personaggi del genere. Non vado mai a consumarle per cercare di fare un level up in un colpo solo. Al massimo se tipo mi mancano 100 rune, 200 rune, in quel caso lo utilizzo, ma per il resto no. Qua comunque non mi sembra ci sia niente. Di sicuro la nebbia non ci aiuta in questo caso, va bene. Allora torno indietro, qua di sicuro ci riusciamo a riparare da le frecce provenienti dal cielo, ma per il resto non c'è molto. Ah, ha smesso di piovere. Allora forse pioveva soltanto lì. Tutto il resto del posto non piove perché era soltanto esattamente in quel punto e basta. Potrebbe anche essere. Cosa sto facendo? Non vi preoccupate. Non fate domande. Volevo vedere se da qua sopra riusciamo a vedere qualcosa di nuovo. Volevo vedere anche il lato della scogliera per vedere se c'è qualcosa di importante o meno. Perché anche da mappa sembra che ci sia soltanto appunto un precipizio e tu ci possa fare assolutamente nulla. E mi sembra che sia veramente così. Ok, allora andiamo avanti di qua. Pronti a ricevere in testa una pioggia gigantesca di stregonerie? Io sono abbastanza pronto. Da dove arrivano? Arriva proprio dal cielo e possono buttare addirittura giù gli alberi. Fighissimo da vedere. Bellissima come cosa. Allora, io sono qua solo di passaggio in realtà. Non so perché mi state attaccando perché... Lore! Merda, c'era Lore! Devo trovare chi sta facendo sta cosa perché devo leggere queste cose qua. È importante. Però non so chi lo faccia. Non ho tempo di fermarmi e leggerla come cosa. Devo prima trovare chi lo sta facendo. Là c'è pure una grazia, la prendiamo giusto perché c'è. Ma devo prima capire che cazzo sta facendo sto casino. Bello sto posto. Bellissimo. Per adesso Liurnia è davvero bello esteticamente, devo dire, eh. Mi sta piacendo molto. Quello forse un po' meno, però in generale mi piace come luogo. Mi indica sia di qua i checkpoint, sia di qua. Questo sarà tipo Castello di Morn, mentre questo sarà il vero e proprio Legacy Dungeons, immagino. Legacy Dungeon, non Dungeons. Mi attacchi di nuovo se mi allontano? Sì, mi attacchi di nuovo se mi allontano. Ok, allora non possiamo metterci a leggere qualcosa lì. Devo prima fare il castello prima di leggere quelle spade là in fondo, purtroppo. Se non le avrei lette estremamente volentieri ora come ora, per avere qualche informazione in più su Cariane e su questa storia qua. Potrei leggere proprio di fretta correndo, ma non mi piacerebbe. Voglio prendermi un pochino di calma per leggere roba del genere, perché solitamente è molto importante ed è difficile da collegare la roba di cui ci parla là dentro. Ci abbiamo messo parecchio per riuscire a collegare veramente quello che è successo a Kaelid con le incisioni sopra. O anche quelle comunque all'alto piano di Morn, è stata complessa come cosa. È più veloce di me, vero? Bam! Invece sì che ci riesco. Cenere di guerra, pestone brinoso. Prima di cenere di guerra del ghiaccio. Non credo ci darà nessuna informazione. Però ci metto tutta sta roba qua. Forse perché questa roba è in generale gli effetti particolari secondari, forse sì. Chissà se il ghiaccio è forte in questo gioco. Mi stavo un po' anche domandando, visto che comunque in alcuni giochi di From Software, anche perché alcune cose devono seguire la lore, ci sono solitamente un elemento che tende a essere in generale il più forte. Ad esempio in Dark Souls 1 l'elemento più forte nella maggior parte dei casi era l'elettro, perché c'era pochissimi nemici resistenti all'elettro e la maggior parte molto probabilmente era debole all'elettro, quindi tendenzialmente quello lì è considerato l'elemento più forte in quel gioco. In Bloodborne per la maggior parte è considerato il fuoco il più forte perché ha grandi effetti su molti nemici. Non vi dico in modo specifico niente per non farvi spoiler. Comunque qua stavo cercando di pensare quale potesse essere. Per adesso forse ipotizzo il fuoco, perché essendoci comunque l'albero madre che probabilmente aveva paura del fuoco, essendo un albero, e l'ordine aureo probabilmente
di conseguenza avrà delle caratteristiche simili, ci starebbe come cosa che il fuoco sia tra i più forti. Però al contempo penso di dire anche che lo stregoneria è molto forte, quindi forse la stregoneria è l'effetto più potente di questo gioco qua. Non lo so, non ho idea. In ogni caso, voi siete aggressivi, siete i minatori. C'è per caso da qualche parte... Fuck! C'è da qualche parte qua in giro il... Una galleria per ottenere delle altre pietre. Guarda adesso un attimo qua intorno. Per quanto ci stiamo riuscendo veramente ad avvicinarci anche al mio obiettivo originale, ovvero il grafo pugnale, controllo un secondo veloce qua in giro per vedere se c'è la galleria dove potremo trovare appunto gli upgrade per l'arma, perché quelli di sicuro mi farebbero molto molto comodo, perché potenziare l'arma ad un livello molto più elevato non sarebbe male. Potrebbe essere qua sotto anche il passaggio. Guardiamo meglio in generale un pochino quest'area. Quello è un singolo cavaliere che va in giro da solo. Perché? No! No, non ti fare i buff di elemento. Non ti fare i buff di elemento. Oh, non t'azzardare. Te lo faccio io. Cosa c'è sullo scudo? Non capisco qual è quel simbolo. Vedo un'ala e vedo qualcosa, ma non riesco a capirlo per bene. Spadone da cavaliere, thank you. Mi sa che ce n'avevo già uno, però. E ha perso lo scudo, maledizione. Volevo vedere il simbolo che c'era sopra, ma purtroppo sembra che il gioco non ci vuole dare, non ci voglia dare questa opzione. Ci sono degli aspidi anche qua? Perché ci sono le aspidi anche qua? Li chiamavate aspidi? Credo di sì. Se non ricordo male, sì. Qua possiamo andare di nuovo in mezzo a delle rocce gigantesche. Là di sicuro c'è qualcosa, ma mi aspetta che sia proprio qua vicino la galleria nel caso. Quindi torno un pochino di qua per vedere se casomai c'è qualcosa anche tipo qua sotto nel lago, perché... Già a Sepulchre e controllare il lago c'erano molte entrate per entrare in dungeon sottoterra, quindi ci sarebbe come cosa? Tipo qua al lato, qua da qualche parte, una delle due scogliere. Una... No? Non sembra, purtroppo per adesso non sembra. C'è però una grazia che possiamo sbloccare. Forse là dietro? C'è un nome specifico questo posto qua che ci può dare delle indicazioni. Burrone, ok. Quelli erano là fuori perché avevamo finito di lavorare in miniera. Avevamo fatto una dura giornata di lavoro e stavano festeggiando accanto al campo vicino a casa loro. Però la galleria probabilmente era da un'altra parte. Oppure in altra direzione. Purtroppo, come sempre, scelgo la strada sbagliata io. Potrebbe benissimo anche essere quello lì. Ma purtroppo non vedo nulla qua. Ormai ci stiamo pure allontanando parecchio. Quindi se c'era doveva essere lì vicino. Qua ormai credo che siamo troppo lontani perché troviamo qualsiasi cosa. Thank you. Così non devo neanche comprarla da... Da Iji. Va bene, allora sto là sopra. A meno che non sia esattamente qua dietro, nella zona che abbiamo visto prima, in mezzo alle due scogliere giganti. Tipo basta fare, basta... Seme d'oro, comunque quello può essere utile. Non è che mi basta fare due passi in questa direzione qua e riusciamo a trovarlo. In ogni caso questo lo accetto molto volentieri. Credo ce ne manchi ancora uno prima di poter ottenere un'altra fiaschetta ampolla. Però per adesso non mi preoccupo troppo. Voi potreste anche smettere di sputare fuori dei veleni in ogni direzione. Ma non mi sembra purtroppo. Tra l'altro quanto è fastidioso quando c'è la nebbia che non si vede un cazzo. Non si vede niente di niente. Come faccio a esplorare e trovare le gallerie se non vedo un centimetro dalla faccia? Ci vedo nulla così. Non ci vedo assolutamente niente. Ah, qua c'è un'altra. Un'altra grazia. Giusto per gradire, ce ne mancava un'altra. Pietra forgiatura 5, che forse ne mancava. Mi sa che ci manca una singola pietra da forgiatura 5 e poi possiamo fare un mega upgrade della spada appena otteniamo le pietre 3. Però credo che anche con le 5 siamo quasi vicini a poter fare il massimo di quelle pietre. Villaggio della Laguna Nascosto, un altro villaggio da trovare. Qua c'è una scala per salire, ma non è quello che cercavo. Cercavo una galleria, una galleria con dentro le rocce per migliorare l'equipaggiamento. Però posso fare questo. Finché troviamo anche nemici del genere, perché no? Ruggito barbarico. Mi sa che ti fa un upgrade e ti aumenta forse anche i danni. Quello non sarebbe male. Me lo devo leggere per bene dopo, perché potrebbe essere utile. Non credo sia a livello di voto aureo. Voto aureo per adesso lo sto trovando una cenere fortissima. Quindi sto facendo davvero fatica a levarla. Ma non importa. È stato un buon tentativo. Ne valeva la pena controllare. Si torna in direzione... Grafo pugnale. Guarda che bella questa immagine. Quanto è più bello il gioco quando c'è il sole e ci vedi distante, invece di avere sempre della nebbia che ti oscura tutto ovunque. Ce ne sta un pochino in giro, ma non così tanta sempre. Cioè inizia a piovere e non vedo nulla. Che ha senso, perché in effetti è così anche nella vita reale. Però che schifo la vita reale. Oh, salve. Beh, almeno abbiamo ottenuto un mercante. Vendi qualcosa di importante? Ramo ammaliatore. Attenzione, Michela? Sì. È quello che potevamo scegliere come dono originale. Ramoscello su cui è inciso in oro puro un incantesimo.
Oggetto da creazione, ci si può utilizzare per craftare roba. Consuma PA per ammaliare i nemici colpiti, reclutandoli come alleati per un periodo. Figo. Miquella quindi era fortissima nel personaggio, se poteva prendere praticamente il controllo mentale di altre persone. E tra l'altro il fatto che mi ricorda comunque un po' l'albero stesso ed è dorato, fa pensare che sia molto potente Miquella in questo mondo qua. Avevamo già tirato fuori, se non sbaglio, in passato il discorso dell'albero madre che potrebbe comunque prendere il controllo mentale dei personaggi dell'interregno e controllarli roba simile. La follia in realtà è interpretabile come le persone sono liberate a questo controllo mentale. Potrebbe essere Miquella stesso che lo faceva. Miquella l'Empiro è molto amato e a quanto pare sa come vincere le simpatie del prossimo. E gli controlla mentalmente, ovviamente. Freccia grande d'osso. Belle. Questa potrebbe essere importante. Questo è lo scudo crepato. Scudo tondo metallico di dimensioni ridotte raffigurante un'inquietante fenditura. Antico amuleto che osserva minacciosi nemici e incrementa la concentrazione. What? Cosa? Antico amuleto, è uno scudo. Hanno scritto la descrizione sbagliata? Scudo dallo stemma nero. Impreziosito dallo stemma raffigurante una foresta ed un fiume. Dove? Dove cazzo è la foresta e il fiume? Grazie. Devi rivedere un pochino le descrizioni dei tuoi equipaggiamenti perché non sono molto accurate, devo dire. Non sono esattamente la cosa più corretta che ho letto finora. Attenzione. Chiesa di Bellum. Un'altra chiesa. Strada maestra di Bellum. Radagon. Radagon. È la prima chiesa che troviamo in questo luogo qua. Abbiamo notato non a caso una chiesa di Radagon. Proprio perché Radagon era il re consorte che abitava questo luogo. Melina. Niente Melina. Ci ho sperato tantissimo. Strada che porta a Bellum. Perché sarà la strada che ci porta verso la prossima area del gioco. E prima tra l'altro sono arrivato fino a qua. Probabilmente questa è anche una strada a sua volta per andare verso la prossima area del gioco. E comunque questa è Lendley. Lendley immagino che sia molto grande, tipo una cosa del genere. Credo che sia parecchio colossale come luogo. Bellum, quindi... Bellum non l'abbiamo mai sentito. Minchia. C'è ancora un'altra area. C'è ancora un altro luogo oltre a quelli che abbiamo già sentito fino adesso. Lacrima. Lacrima. Ampolle. Incrementa. Usare lacrima. Sì. Ora abbiamo le ampolle a livello più 7. Non male. Chissà quanto è il cap. Se ci sarà un cap. Allora, di qua è sensato andare? Sni. Allora, credo che il metodo più sensato per raggiungere questa zona qua sia raggiungere l'albero madre. Solo che qua pure ci siano delle mura. Mi sembrava la cosa sensata fare qua, 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 qua e poi scendere sotto. Forse sarebbe meglio fare in quel modo. Di sicuro qua si può raggiungere anche la leggidita, però non è il nostro obiettivo oggi. Va bene, allora seguiamo i punti come sulla bussola. Potrebbero aiutarci a trovare la cosa che voglio. Forse finiamo fuori da Liurnia in questo modo, ma non è la fine del mondo se ci succede. Perché il mio obiettivo poi è ritornare dentro Liurnia. Ora già non lo saremmo neanche a Liurnia perché siamo una strada verso Bellum. Nella quale vedo delle statue strane in mezzo alla strada. Sono proprio in mezzo alla strada queste. E sono degli esseri in mezzo a delle radici con dei fiori. Io credo che... Merda. Io credo che cercherò di ignorare la roba che ci arriva contro. E cercherò di stare il più lontano possibile dai casini. Là sopra c'è qualcosa, ma adesso non importa. Per girare attorno e prendere una strada, spero, safe. Per andare dove voglio io. Potrebbe anche esserci una parete gigantesca e non possiamo fare nulla di qua. Però dalla mappa mi sembra un dislivello sensato per riuscire a salire fino a qua in cima. Anche se è molto, molto alto questo posto. Quindi sarà difficile da vedere dove devi andare e dove non devi andare. Là ci sono tutti i trabucchi. Maledetti. C'è pure degli accampamenti che in futuro di sicuro andrò a controllare. Gli accampamenti comunque non sono troppo interessanti da fare in video perché... Di solito trovi un singolo oggetto. Oh, 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 tre dita. Di solito trovi un singolo oggetto utile. Tutto il resto è poco importante. E ve lo posso riassumere velocemente con il video di esplorazione. Quindi per adesso non mi interessa come cosa. Perché fiamma della frenesia qua? Cosa c'entra in questo luogo? Ha senso che non sia soltanto comunque alla penisola. Perché non ci avrei mai creduto che fosse soltanto sulla penisola. Ma questo qua è un altro luogo in cui è impazzita la frenesia. La fiamma della frenesia ha anche qua un effetto molto importante. What the fuck? Ok. Non posso farmi vedere dall'occhio. Non posso farmi vedere da Sauron. Loro sono molto resistenti. Aiuto. 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 Merda. La follia mi butta giù in automatico. E che cazzo? La follia mi butta giù in automatico.
Io volevo solo un pugnale. Questo è molto preoccupante per due ragioni. Uno, perché c'è quello. Due, perché erano estremamente resistenti quei cosi. Come ho fatto a non vederti prima? Spero che non mi attacchino di... Ne andremo a recuperare queste cose perché mi attaccano sempre. Che palle. Ah, bene. Rune prese. Riottenute. Stiamo lontani dal fuoco. In generale, muoviamoci molto in fretta. Pietra forgiatura 2. Dammi la 3! Datemi la 3! Che cavolo! Datemi la 3! Braccio giallastra. Va bene, mi sa che questa l'avevamo già però ottenuta in passato. Non credo che sia nuova. Dove cavolo sono finito? Quindi è questo qua che... Che cazzo è? Che cos'è? Che cavolo è? Fatti vedere per bene. È proprio una fiamma. Una fiamma vera e propria. No, no, levati. C'ho pure pochi punti vita, ok. Qua dovremmo essere al sicuro, non mi dovrebbe vedere. È molto occhio di Sauron questo, è molto occhio di Sauron. C'è un altro villaggio di folli in questo luogo qua. Ok, per adesso però non è il mio interesse controllare un altro villaggio della frenesia. Il mio interesse è andare di qua e scendere verso il cavolo di grafo pugnale, che è da una quantità di episodi mostruosa che lo stiamo cercando. Là c'è quello che è la sorta di Malekith. Io ipotizzo che ci indichi verso... Thank you, ok. Speravo anche di trovare una grazia per poter salvare i nostri progressi. Ma qua si vede bene. Ha un nucleo scuro comunque. Fa nero, bianco, giallo, rosso, violaceo. È molto proprio specifico come estetica questa qua. È diversa da tutto il resto. Solo che non abbiamo trovato niente del genere, neanche lontanamente nulla di simile alla penisola. Nulla di così potente e importante di sicuro. Calmo. Fammi attivare questo e basta. Mi indica verso il basso? Sì. Mi indica qua. Qua abbiamo trovato finalmente la catacomba che stavamo cercando. E questo è il posto giusto. Ci siamo. Roger. Devo capire. Cazzo. Hello? Ok. Sure. Come no? È la classica follia di questi giochi qua. Là c'è anche un'altra torre da stregone. Ma qua è pieno comunque. Se ti vuoi equipaggiare cose da stregone, qua è il posto più importante per farlo, perché trovi un sacco di torri da stregone con roba a tema. Devo dire che non abbiamo mai trovato troppo relativo anche invece a gli incantatori. Oh. Lutel è collegata alla morte, in effetti. Dato la follia mi ha levato addirittura punti abilità. Mio Dio. Cattivissima come cosa. Hai la spada ricoperta di... credo follia. Mi sembra sia esattamente quello lì. E addirittura diventi... Che cazzo è quell'effetto? Che cavolo è quell'effetto? Quello è nuovo. Non so neanche quale sia. No! Bam! Lutel! Devi farmi entrare là dentro. È da troppo che aspetto di trovare sta cosa. La sto cercando da una quantità di tempo mostruosa. Non mi puoi interrompere ora. Ok. Cos'era quel repost? Sì, non importa, il livello di batteria basso. Cos'era quel repost quando l'avevo colpito 10 minuti prima? Non lo so, ma... Ma ci siamo! Ma ci siamo! Come si chiama questa catacomba? Come cavolo si chiama? Porca vacca, catacombe di neri coltelli. L'occhio della belva trema, ovviamente. Ovviamente trema, aspetta. Assicuriamoci che qua è importante di fare tutto. Prima cosa, controlliamo se possiamo interagire con questo in qualche modo. Volevo vedere se ha tipo l'occhio del globo nero incrinato di Dark Souls. Però no, non me lo fa utilizzare, ma mi fa capire che qua ci saranno molto probabilmente delle radici mortali. Mi sa che possiamo andare avanti e fare progressi in questo luogo. Questa come catacomba potrebbe essere diversa dalle altre, quindi di sicuro la... Dai danni. Di sicuro questa qua cercherò di esplorarla insieme a voi. Inizio subito con la porta, ok. Non mi sorprende troppo come cosa. Qua le radici non hanno occhi, a differenza di quelle che avevamo trovato in altri luoghi del genere. Convallare sepolcare livello 2. Comunque livello 2. E poi questi scheletri qua sono molto, molto più resistenti rispetto ad altre che abbiamo incontrato in passato. Sono parecchio tosti questi. E qualcuno li sta anche buffando. E mi sa che fino a che non levo il necromante, loro continueranno a tornare in vita. E sei te, trovato. Ok. Devo prima levare anche i necromanti qua. Non so se tanto scheletri che tornano in vita sono anche sotto l'effetto dei necromanti. Oh merda. Ok, questa catacomba è diversa dalle altre. Mi sa che qua la esploreremo in serio questa volta. Tutte le altre ve le ho skippate perché non succedeva niente di importante.
Qua c'è roba. Questa è di sicuro diversa. Prima di tutto entriamo qua. Non mi fregate voi ormai. So come sono fatti questi mini dungeon. Giù voi. Rimanete a terra. Ascia di Ro Sass. Qualcuno qui è molto sass. Bella però da vedere. Ascia di Ro Sass. Quest'ascia rituale reca l'effigie di Ro Sass. O Rosus. Custode della morte. Incaricato di indicare il cammino verso le catacombe disseminate per l'interregno. Quindi le statue sono di Rosus, non di Maliket. I morti smariscono spesso da strada e per questo necessita di una mano per guidarli. Vedo gli scheletri, ma non capisco cosa ci sia sopra. È un velo che ricopre la persona? Non capisco come sia fatto. Riconosco gli scheletri, ma non riconosco la cosa sopra. Se però dà le indicazioni per le catacombe, sarà lui. Non credo possa essere qualcun altro. È la statua che compare e che indica verso le catacombe. Non è Maliket stesso, il dio che indica verso le catacombe. What the fuck? Ok. È Rosus. Qua c'è un altro. C'è un altro necromante attivo da qualche parte che devo subito andare a sconfiggere. No. Calmo. È ancora più in basso. Dove cavolo è? Dove cavolo è? Dove cavolo è? Dove cavolo è? Questo granchio non sta facendo nulla. Dov'è? Dov'è? Non trovo nessun necromante con giro. Vabbè, adesso non c'è più l'effetto, quindi ti posso sconfiggere. Vorrei che anche i necromanti mi droppassero qualcosa, perché vorrei capire, avere qualche informazione in più sul loro potere. Perché di sicuro ci può dare informazioni di più sulla morte, su come funzionano e su discorsi del genere, che potrebbe essere molto importante. Saiter unica. Non troppo resistente, ma abbastanza resistente. E mi sembri già morto te? Mi sembri uno, un granchio non morto. Perché è mezzo, guarda, ma che schifo, è mezzo aperto. Si vede attraverso il granchio, poveretto. È già morto in realtà. Però aveva gli occhi radiati di grazia, quindi mi dà 2400 rune. Almeno questo è positivo. Questo qua è aperto oppure no? No. Quindi mi sono perso qualcosa dietro. Forse devo salire su una di queste? Aspetta, ho un'idea. E dai, basta! E dai, basta! Fammi salire, ok. È questo che volevo fare. Ma continuavano a martoriarmi, porca vacca. Giù! E che cazzo! Che fastidio, mamma mia! Salve! Siete dei paesani, ma con la pelle ancora più pallida e ovviamente delle fiamme bianche in cima al loro scettro. Perché sono direttamente collegati alla morte, ovviamente. Qua troviamo delle statue, dei protettori comunque delle radici dell'albero, del grande albero, non dell'albero madre. Altro necromante, dammi qualcosa, necromante! Dammi qualcosa! Giù tutti voi, giù, a terra, a cecce, ecco. Così voglio. Qua dietro mi era sembrato di vedere comunque uno scheletro, sì, infatti. Vuoi? Buon per te, perché no? Forse qua c'è il passaggio per andare oltre. Sono molto preoccupato però dei danni che facciamo. Boss? Dietro una porta segreta? Tu che vocazione d'oro? D. Ovviamente D. Ovviamente D. Tanto che arma hai? Bellissima. Bellissima anche la tua arma. È tutto così a tema. Mezzo dorata e mezzo argentato tutto. Fighissimo da vedere. Ok, quindi ci sono due boss fight qua dentro? Ci sarà quella segreta importante e quella invece secondaria meno importante? Ok, sì. Andiamo oltre, qua possiamo tirare la leva per aprire probabilmente la strada principale. Prima riposo. Così ci curiamo. E facciamo tutto per bene. Poi a questo punto qua ce l'ho il dubbio. Quindi a meno che lui non mi veda. Perfetto, torniamo a la rocca. Parlo con i vari personaggi che potrebbero essere interessati a questo luogo. Roger, Dee, Fia. Se non ci dicono nulla facciamo il dungeon. Sa che non ci diranno niente purtroppo. Non c'è. Attenzione, non c'è più lui. Strano. Ok, nessuno ci dice niente, ma ho fatto comunque bene a controllare. A questo punto qua, già che ci siamo, portiamo a lui il breviario dei monaci del fuoco. Ok, sì, classico. Dice sempre le solite cose, però possiamo leggere le cose nuove ora. Ci dà adesso alzati o fiamma e o fiamma. Incantesimo dei monaci del fuoco, ovviamente. La fiamma dei giganti continua ad ardere nelle remote vette del nord. I monaci del fuoco sono i suoi custodi. Questo lo sapevamo già. Questa invece ci dà molte più informazioni. Genera un flusso infuocato che incendia l'area davanti all'esecutore. La fiamma dei giganti è il fuoco della rovina in grado di ardere l'albero madre. È l'unico fuoco che può bruciarlo?
Per questo, al termine della guerra dei giganti, il suo letale potere fu confinato in un luogo sicuro affidato al controllo dei custodi designati. Quindi i custodi la proteggono per non farla uscire, non è perché la vogliono proteggere da qualcuno che la vuole spegnere. La vogliono proteggere perché non vada a fare danno all'albero madre. E la fiamma della rovina, la fiamma del gigante, è l'unica fiamma che può rompere e distruggere l'albero madre. In più c'è la guerra dei giganti, c'è stata una vera e propria guerra dei giganti, probabilmente è quella che ha portato poi all'inizio della vera e propria epoca dell'albero madre. Ok, comunque cose importanti anche questo. E torniamo alle catacombe. Però ho paura di essere davvero impreparato perché non ho ancora trovato la galleria con le pietre di livello 3. Quello mi preoccupa parecchio. Io non evocherei, a meno che non è una boss fight in 2. Non la evocherei. E andiamo con la classica strategia. Ampolla. Potenziamento del voto aureo. E a cazzo duro. Assassina dei neri coltelli. Che cazzo ha fatto? Mi ha lanciato lontanissimo. Ok, i danni non sono troppo orribili. Però mi ha abbassato le statistiche. Sì. Merda. È uno di quei nemici che ti abbassa le statistiche massime, che è fastidiosissimo. Però è fattibile. È assolutamente fattibile con un po' di attenzione. Bellissimo come si muove. Yes. Ok. E ci fa proprio oscurità quando lo colpiamo. È il primo nemico che fa una roba del genere. No. Liberami. Ok. Ok. Non t'azzardare. Non t'azzardare. Ok, mi ha passato pure le statistiche. Backstab. Let's go. Ok. A meno questo. Ora colpo caricato. Ok. Va bene, va bene, va bene. L'importante è fare dei danni qua. Siamo abbastanza forti per resistere a questi colpi. Ok. Dai. No, volevo fargli repost nella speranza di poterlo buttare giù e fargli un attacco da di qualche tipo. Ok. No. Non è caduto. Non è caduto. Merda. Ah, lo sapevo. Non importa. No. Non lo so moto. Non sono morto. Via, 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 via. Via, via, via. Via mio. Mi devo curare, mi devo curare. Va bene, va bene, va bene. 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 L'importante era farlo first try. Grafo pugnale. Grafo pugnale. Pugnale ceruleo che mi farà ottenere punte abilità con i repost. Molto buono. E il grafo pugnale nero. Oggetto chiave. Non è un vero e proprio pugnale. È un oggetto chiave. Minchia. Quello era un vero assassina potente, perché ne avevamo, se non sbaglio, incontrata un'altra a Colle Tempesta, ma lì era già danneggiata e l'avevamo trovata molto meno forte rispetto a questa qua. Questa invece ci poteva diminuire i punti vita massimi, ci poteva fare un sacco di abilità differenti, poteva scomparire, poteva fare di tutto praticamente. Allora, prima leggiamo questa, ma non credo ci dirà niente di nuovo. No, infatti. Però queste sono macchie cerule, mentre queste macchie scarlatte. Forse allora non si collega scarlatto con la marcescenza scarlatta. Perché anche lì non aveva troppo senso come cosa. Perché mi chiama pugnale cremesi e poi dice macchie scarlatte. Quindi credo che sia sbagliato e basta. Credo che dovesse essere in ogni caso macchie cremesi. Perché avrebbe più senso secondo me. Vabbè, non importa. E poi abbiamo ottenuto questo qua. Nella notte dei neri coltelli, qualcuno rubò un frammento di morte a Malikat, la lama nera, e infuse il suo potere nei pugnali degli assassini. Questo segno è la prova del rituale e nasconde la verità sulla cospirazione. Questa di sicuro è da mostrare a Roger. O anche a D. Uno dei due, in ogni caso. Interesserebbe a entrambi sicuramente come equipaggiamento questo. Prima però, l'occhio di Abeva trema. C'è ancora un boss da fare qua dentro. Ma... Fede 27! Possiamo armonizzare la roba del crogiolo! Dopo mille anni che ne parlavamo, possiamo finalmente utilizzare le magie del crogiolo. Con il sigillo però a livello 1 non credo che faremo molti danni. Però... Bella codata. E posso fare anche... Fammelo vedere per bene. Ah, salve, mi hai sentito. Scusa, vuoi aiutarmi a testarla? What the fuck? Non l'ho neanche preso. Vai. Beh, senza upgrade nulla, 269 non è male, eh? È più di un colpo caricato, tecnicamente. Appunto, non farà ancora troppi danni perché abbiamo ancora il nostro oggetto, il nostro sigillo, al livello 0. E anche questi qua si possono, appunto, potenziare per rendere anche gli incantesimi più forti. Ma è già qualcosa. Ora i prossimi 4-5 livelli spenderò in destrezza per utilizzare lo spadone. Ma adesso...
proviamo questa zona qua. Non so chi troveremo qua. Forse un altro di quelli. Potrebbe starci un altro di quelli comunque, eh. Un altro assassino. Ma non credo. Immagino un... forse un necromante, qualcosa del genere. Un'altra ombra. Con anche dei minion. Oh, il mio preferito. Minion durante una boss fight. Non vedevo l'ora. Bellissimo come combattimento. Mi piace un sacco. Fenomenale. Ok. Risolta così. L'ho sconfitto tipo in 5-6 colpi, non tanti. Ceneri di stregone bisavio e... radici mortali. Ovviamente. Perché l'occhio della belva tremava. Solo che non ho neanche potuto testare le nostre abilità perché il nemico era talmente veloce che non avrei mai in nessun modo... non sarei mai stato in nessun modo in grado di colpirlo, quindi non importa. Ma abbiamo finalmente il grafo pugnale. Ora andiamo da Gurank, andiamo da Roger, andiamo da D, andiamo da tutti per parlare. Perché qua abbiamo da parlare con tutti ora. Allora, abbiamo da parlare. This is a black knife print. Un... I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Knight of the Black Knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the Rune of Death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the Rune of Death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Non avevo neanche altre opzioni. Adesso non mi dice altro. Ricarichiamo l'aria. Nocron, quindi... ebbene, non a caso Nocron è il punto più distante dall'albero madre. Chiaramente sono opposti a loro e vogliono fare qualcosa di negativo contro di loro. Sei in una posizione diversa? Mi sembra di sì. Ah, hello. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Ok, grazie. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Knight of the Black Knives. Luna Princess Rani. One of the children born to King Consort Radagon and his first wife, Ranala. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. Un attimo. Di Rani ce ne aveva parlato prima Iji, il fabbro. Avevo ipotizzato che fosse Renna. Rani è la figlia tra Radagon e Rennala. Rani è una semidea. Sappiamo che Rennala non era un semidio né niente del genere, quindi ipotizzo che Radagon sia un dio, Rennala sia semplicemente una donna, la loro figlia a questo punto qua sia una semidea. E ha detto... oh, mi sono perso questa qua. Ha detto che è sorella di Rykard e un altro. Non so se era Morgoth. Però ha detto un altro nome del genere. Comunque chiaramente è strettamente collegata a personaggi importanti che potrebbero anche ereditare parte della runa maggiore. Lei ha organizzato la notte dei neri coltelli. E probabilmente sul suo corpo è ancora presente il simbolo di una cosa del genere. Io sto pensando ancora a Renna. Io... mi viene da dire che Renna sia Rani. Perché Renna ci sta come estetica di un personaggio... figlio di Rennala e semidio. Compareva nella intro del gioco, quindi sarà di sicuro molto importante. Aveva addosso delle crepe anche, eh? Aveva addosso delle crepe. Che ancora adesso mi viene in mente comunque le crepe, perché le crepe sia c'erano sia su Renna la strega, ma c'erano anche su se non sbaglio, durante il trailer del 2019, quando ipotizzo Radagon o comunque qualcuno che stava rompendo nell'ancestrale, nel rompere l'ancestrale anche il suo corpo, stava rompendo con delle crepe esattamente come se fosse fatto di pietra il proprio corpo. Quindi ci starebbe. E Renna Rani? Dove si trova? I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals from whom Rani descends.
There's been talk of the old Royal's vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born. Ha senso. Allora, il castello Cariano è difeso da qualche stregoneria particolare che non fa entrare nessuno. Lei si trova là. Randastra ci ha detto che non l'avremo mai più incontrata all'interno del gioco. Sappiamo che il complotto è in parte collegato comunque anche ai nobili della città eterna Nokron. Sappiamo che Ren è interessata a Torrente, che è uno spirito che a questo punto qua, io ipotizzo sia uno spirito ancestrale, comunque uno spirito molto importante, che per Nokron era considerato importante. Torna. E chiaramente lei era contro le due dita, perché lei ci aveva detto come frase: quanto tempo prima che senza luce si stanchino di obbedire alle due dita? Quindi lei sì, è di sicuro contraria comunque a i semidei, all'ordine delle due dita e all'ordine aureo. Quindi attorna come cosa. Potrebbe essere che lei, ha senso, potrebbe essere comunque che lei odiasse in parte l'ordine aureo e Marika, perché il padre aveva abbandonato la madre ed è andato a diventare il secondo consorte e il secondo re dell'interregno. Quindi forse poteva portare ancora per questo motivo. Perché vuoi un marchio maledetto? Anche questo mi interessa. I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the Golden Order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives. These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the order. Quindi quelli che vivono nella morte non è colpa loro? Ed è una falla nell'ordine aureo? Che significa? Yes, indeed. If Dee knew what drives me now, he would surely boil over with rage. Or perhaps he would even feel some pity. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. Di sicuro non diciamo niente a dire riguardo a quello che sta facendo Roger, perché Roger è molto importante, ci dà informazioni fondamentali, devo dire. Ma non a caso comunque in effetti questo grafo pugnale c'ha un po' di particellare di stregoneria e quello che potrebbe essere quello che ha fatto Rani, certo. Ok, non gli posso dire niente, ma in ogni caso non gliel'avrei detto, perché non volevo sconfiffrare di sicuro i segreti di Roger a D. Visto che Dee potrebbe impazzire e uccidere Roger da un momento all'altro. Il che sarebbe un grosso problema, perché non vogliamo che questo succeda. Prima però portiamo anche le radici mortali al nostro amico Kurank. Vitalità ferina. Questa è nuova. Ok, vuole ancora qualcosa. Cura i PV nel tempo. Ah, è una regenerazione lenta. Incantesimo insegnato a Kurank la beve ecclesiastica. Grazie al dono dell'intelletto le bestie hanno compreso che la civiltà rappresenta una minaccia per la loro natura selvaggia. Le bestie hanno ottenuto l'intelletto come dono e hanno compreso che la civiltà era una minaccia per loro. Non so bene cosa significhi, però grazie dell'oggetto. E mi è venuto in mente anche come cosa, chissà dove è finito Varre. Perché Varre non l'abbiamo più incontrato da quando se n'è andato dalla zona iniziale di questo luogo. Ok, quindi il nostro prossimo obiettivo, se vogliamo andare avanti con questa storia del complotto dei neri coltelli, dobbiamo trovare Rani e procedere non con l'Accademia, ma con il castello dei Cariani. Riguarda Roger. I heard that you lent a hand to dear Roger. He seemed positively elated. He must be possessed of great mental fortitude. It anchors his will and sustains him, despite his grievous wounds. You truly are a champion to dear Roger and myself too. Ah, oh, thank you. Nulla di troppo importante, ma comunque abbiamo fatto bene a controllare. Quindi, qual è il prossimo passo di Mbembed in questa storia? Secondo me, dobbiamo portare avanti questa storia qua. Mi sembra una delle cose più importanti che abbiamo scoperto fino adesso. Quindi il nostro prossimo obiettivo molto probabilmente sarà il maniero cariano. Perché se qua da qualche parte c'è Rani, lei ci potrà dire molte cose, potrà di sicuro essere molto importante parlare con lei. E dovrò scoprire se Rani è veramente Ren, non sto dicendo minchiate da due ore. Ma prima di farlo, il nostro vero prossimo obiettivo è trovare delle pietre livello 3. Da qualche parte ci deve essere una galleria e devo sfruttarla per potermi potenziare equipaggiamenti. Perché non siamo messi male, ma voglio finalmente avere della roba forte. Dopo i combattimenti di oggi, il nostro Mbembidi vuole diventare davvero forte. Il momento in cui inizieremo a combattere delle boss fight
ma Bambi deve fare strage.